Eder. Mech. Pallister. Due giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Caterina Ciurleo, un'anziana di 81 anni colpita da un proiettile vagante mentre si trovava in auto a Roma lo scorso maggio. I due arrestati, un 24enne di origini rumene e un 23enne di origini peruviane, sono accusati di aver sparato dalla loro Fiat 500 rossa, colpendo la vittima che si trovava sul sedile passeggero di una Smart guidata da un'amica. L'incidente è avvenuto il 23 maggio, quando i proiettili, calibro 9, sono stati esplosi in direzione di un'altra auto, non colpendo il reale bersaglio dell'agguato. La donna, colpita per errore, è stata trasportata d'urgenza al Policlinico Tor Vergata, dove è deceduta il giorno dopo a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini della squadra mobile, coordinate dal PM della DA Carlo Villani, hanno rivelato che i colpi erano stati sparati da un veicolo che si era affiancato alla Smart, percorrendo un tratto di strada contromano. Grazie all'analisi di numerose ore di registrazioni di videosorveglianza nella zona, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a raccogliere prove decisive, portando così all'arresto dei due giovani, ritenuti responsabili dell'omicidio. Le indagini continuano per identificare eventuali ulteriori complici coinvolti nell'episodio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.